Va ora in onda Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote. Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Come avete sentito dalla sigla, abbiamo la possibilità di parlare delle problematiche che a volte dobbiamo riscontrare purtroppo nelle relazioni che gli esseri umani hanno con il resto del creato. Per me che sono un credente mi esprimo così, ma insomma con la natura in generale. Lo facciamo quest'oggi con Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. Buongiorno Mariangela, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno Roberto, grazie a tutti gli ascoltatori. Vogliamo parlare per l'appunto del tema della violenza che gli uomini esercitano nei confronti degli animali. Certo, anche qui si potrebbe veramente parlare di tante cose, a cominciare dalla violenza nei confronti dell'ambiente, quindi dell'habitat degli animali, ma a volte ci sono delle violenze anche più dirette e per certi aspetti più raccapriccianti, insomma. Certamente, sai perché sono raccapriccianti? Sono talmente considerate raccapriccianti che l'FBI negli Stati Uniti ha inserito i reati contro gli animali, l'ha tolti dalla serie B in cui erano nel 2014, li ha inseriti come reati di classe A, uguali agli omicidi, agli stupri, agli incendi dolosi, per dirti quanto siano importanti e che effetto abbiano i reati contro gli animali anche sugli esseri umani, perché sono collegati. La violenza nei confronti degli animali si trasforma poi in violenza nei confronti degli esseri umani. Cioè, in altre parole, un'agenzia come l'FBI appunto tiene presente che certe situazioni di violenza poi possono essere la premessa per altre cose. Sì, sono la premessa. E questo per dire, per collegare, per dire quanto sia importante considerare la violenza nei confronti degli animali, che in Italia purtroppo è sì regolata dalla legge 189, però appena leggere, per dirti che i processi aperti soltanto il 30% di tutti questi processi, dei reati ammessi, diciamo, arrivano al processo, il 30%, e di questo 30% soltanto il 15% si conclude con una sentenza di condanna, ovvero sia soltanto il 4,50% di coloro che hanno commesso questi reati viene punito. Quindi fare violenza nei confronti degli animali tutto sommato non comporta gravi conseguenze, nel senso che c'è un senso di impunità diffuso nel nostro paese. Si nota un trend, una tendenza? Sì, purtroppo la tendenza è in aumento, e questo è preoccupante, perché non soltanto in aumento il maltrattamento degli adulti, ma sta aumentando moltissimo. Il 31% dei minorenni rappresentano i reati, la violenza, quindi il reato di violenza contro gli animali. Il 31% è fatta da minorenni, da gruppi, varie gang e anche bambini. E queste sono cose gravissime, certo. È un aumento. Ecco, questi sono dati oggettivi Sono dati oggettivi che vengono da associazioni importanti come Legambiente, la Leida che è della Brambilla, non soltanto, ma anche dal rapporto Zoomafia della LAV che è praticamente redatto da un criminologo, Ciro Troiano, che se ne intende benissimo dei reati contro gli animali. E quindi non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda quel che sto dicendo, i risultati sono quelli. Le preoccupazioni ci sono naturalmente. C'è l'aumento. Poi lo sappiamo, guarda, ti voglio parlare dei cinghialini di Roma, i cinghialini che sono stati la mamma cinghialese, i sei cinghialini che sono stati uccisi a Roma, da questi qui, perché ecco, si parla di due tipi di reato, no? C'è la violenza radicata, quella dei cacciatori, dei pescatori, vivisettori, allevatori, circensi, lì c'è una violenza
già è radicata, legalizzata anche, e poi c'è anche quella dei comuni che lasciano in mano alle associazioni criminali la gestione dei canili, tantissimi comuni lasciano questa gestione dei canili e questi canili diventano i famosi canili lager che tutti conoscono, insomma, particolarmente, ma non soltanto nel sud Italia, ci sono anche al centro nord. Però queste situazioni erano presenti anche in passato, erano presenti in passato. Perché stanno aumentando? Stanno aumentando perché evidentemente la società non è adatta a sostenere la vita, la realtà di ciascuno di noi, molti si perdono, appunto, infatti ti ho detto che il 31% della violenza è fatta da minorenni, perché quindi minorenni? Ma perché ci hanno da dimostrare, non so, per esempio i bambini, per i bambini dai 6 ai 12 anni è considerato un disturbo la violenza, quindi da curare in modo psichiatrico, va bene? Perché magari sono violenti perché hanno assistito a una violenza commessa da familiari, adulti, quindi è una suefazione che porta a banalizzare il gesto perché l'hanno commesso i familiari adulti. Poi ci sono gli adolescenti, e gli adolescenti perché compiono la violenza? Perché è un'esaltazione della forza, la mascolinità, il disprezzo del pericolo. Mariangela Corrieri, però queste situazioni esistevano naturalmente anche in passato. Non è una sconfitta, questi dati che tu ci stai riportando, non è una sconfitta anche delle associazioni animaliste, ambientaliste? Perché vuol dire che evidentemente non si è riusciti a far passare un messaggio, no? No, assolutamente, le associazioni di volontariato si stanno dando tanto da fare, d'altra parte sono associazioni di volontariato, ci sono le leggi, ogni cittadino le deve rispettare, e la violenza nei confronti degli animali è un reato, perché quindi commettono. In una società che si ritiene colta, preparata, avanzata, non ci dovrebbero essere questi reati, perché la legge non li prevede. Come per esempio non esiste il randagismo in Olanda, non esiste un cane randagio in Olanda, ma perché i cittadini hanno accettato questa cultura del rispetto, noi non l'accettiamo, nonostante le leggi facciamo così. State ascoltando Animaliamoci, l'arca degli animali, con Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote Onlus. L'idea di partire dalle nuove generazioni è un'idea, direi, abbastanza ovvia, insomma, e forse sì, partendo dalle scuole, anche se in questo momento verrebbe da dire le priorità sono altre, insomma, purtroppo. Lo so, però io credo che noi possiamo occuparci e delle priorità e di quelle che non sembrano priorità, perché per esempio sappiamo bene che il cambiamento climatico distruggerà il nostro mondo se non cominciamo ad agire, però non ne parliamo nemmeno di violenza, insomma ne parliamo poco, soltanto qualche fatto viene, è come la punta dell'iceberg. Per esempio in Cina sappiamo che la Cina non è buona con gli animali, no? Sappiamo benissimo, insomma, che ci sono i mercati, mangiano i cani, macellano gatti, insomma la Cina non è un paese che è buono, compassionevole nei confronti degli animali, eppure la Cina per prima nel mondo ha introdotto nelle scuole la materia sul benessere degli animali. Perché non lo facciamo anche in Italia? È importante conoscere gli animali, sono vicino a noi, noi li conosciamo, perché non dobbiamo farlo anche qui in Italia? Una legge per contrastare la violenza che è stata fatta, per esempio, che è stata presentata una proposta di legge, è ancora in Parlamento, bloccata. Non è che ci vuole tanto. Cosa vorrebbe introdurre questa legge? Maggiori pene, per esempio, maggiori pene, perché ora servirebbe?
servirebbe, perché poi sai perché? Allora, gli animali nella legge 189 i reati contro gli animali sono considerati reati contro il sentimento degli animali, quindi il sentimento mio umano nei confronti degli animali. No, l'articolo 13 del Trattato di Lisbona stabilisce che sono esseri senzienti, come tali vanno trattati e rispettati. Allora ci vuole a considerarli esseri senzienti, dichiararlo. E quindi, se sono esseri senzienti, naturalmente le pene devono aumentare per forza. Quindi devono aumentare le pene, ci devono essere, insomma, tante modalità per cui, per esempio, non si deve più dare un animale a chi l'ha maltrattato. Ma tutti questi particolari sono importanti. Sì. Ecco, se Mariangela... la pena aumenta, sì, anche il controllo è più incisivo, capito? E credi che nell'attuale scenario politico, ma anche nel frangente particolare che stiamo attraversando come paese, ci sia spazio comunque per riconsiderare, per esempio, una proposta di legge come quella di cui ci parlavi? Senti, io penso che una proposta di legge che già esiste non richieda troppo tempo per essere votata in Parlamento. Ma ci sono delle resistenze? È come se ci sono delle resistenze. Ci sono delle, per esempio, non so, i cacciatori, per dirtene una, parlamentari cacciatori, si sono riuniti qualche anno fa per presentare una legge che aumentava il numero delle specie cacciabili, il tempo, aumentare il tempo di caccia, la stagione venatoria fino a tutto febbraio, un'infinità di cose a loro favore per ammazzare gli animali. Sì. Meno male che le associazioni questa legge l'hanno bloccata e quindi c'è una sorta, e quindi non è passata, quindi perché loro l'hanno, è stata discussa, no, questa legge, perché non si può discutere in Parlamento una legge che propone un maggior rispetto nei confronti degli animali ormai considerati esseri senzienti in tutto il mondo, come trattati, come ti ho detto, la Cina ha introdotto, e dire Cina è come dire il diavolo, fra poco ha introdotto la materia sul benessere degli animali, perché noi quindi non si deve dare importanza a questo argomento. Ecco, l'FBI li ha inseriti in classe A. Mariangela Corrieri, una domanda che forse, come dire, ci porterebbe lontano, ma almeno un accenno. Abbiamo constatato che nel periodo molto speciale che stiamo attraversando è aumentata la violenza, per esempio, nei confronti dei soggetti più deboli, per esempio proprio le donne. Proprio. Allora ti dirò che esiste un'associazione che si chiama LINC in Italia e che proprio fa il collegamento tra maltrattamento di animali e violenza interpersonale, soprattutto su donne e minori, perché sono gli esseri più deboli, naturalmente, l'uomo è più forte. Ecco, da questo punto di vista, diciamo, lo stress legato al famoso lockdown, alla pandemia, eccetera, eccetera, può peggiorare la situazione sicuramente. E l'unica maniera per prevenire certi fenomeni è intanto portarli alla superficie, nella coscienza dell'opinione pubblica. Sì. È quello che cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolino, e noi ringraziamo Mariangela Corrieri per darci una mano in questo. Abbiamo parlato quest'oggi del tema della violenza sugli animali, però ecco, forse veramente un'ultimissima domanda. Tu hai parlato poco fa di zoomafia, ecco. Sì, perché c'entrano anche le associazioni criminali in tutto questo, perché ti dirò che tra i reati più contestati, e ti do la scaletta, secondo proprio il rapporto del criminologo, al primo punto il maltrattamento degli animali, il secondo uccisione di animali, abbandono e detenzioni incompatibili con la loro natura, reati venatori al quarto posto. Poi c'è il traffico di cuccioli, spettacoli e manifestazioni vietati, combattimenti tra animali. Cioè ci sono già tutta questa serie. Se a un certo momento si pensasse di cominciare fin da principio, ovvero sia dalla scuola, insegnare ai bambini che cosa sono, chi sono gli animali e che, quali sono i reati contro gli animali che non si devono commettere, e poi andare avanti migliorando la legge, prevedendo un controllo maggiore, pene maggiori, e quindi si può ottenere qualcosa. Io per esempio lancio un appello a tutti quelli che ci ascoltano, e l'appello è che se qualcuno vede qualcosa nei confronti degli animali che non va bene, che è una forma di maltrattamento, come una catena corta, come un mancanza di acqua, che fa, come qualcuno che picchia, perché
hanno gli animali li hanno buttati per ucciderli, li hanno buttati dai piani alti, li hanno presi a bastonate, li hanno legati a un'auto e trascinati, li hanno impiccati, li hanno fatte di tutti i colori. E questo è proprio sadismo in senso più stretto. Crudeltà, certo. Sì, questo naturalmente sono persone sociopatiche. Ecco. Ma cosa può fare il cittadino che dovesse vedere qualcosa di questo simile? Questo deve fare, deve vedere qualcosa di brutto, se vede qualcosa di brutto fatto a un animale, anche se passa davanti a una casa, vada dai carabinieri, non ci vuole niente, carabinieri di quartiere, la polizia di quartiere, oppure a un'associazione che ha le guardie volontarie come l'EMPA per esempio o l'OIPA, va e dichiara. Poi il suo nome nessuno lo fa perché c'è la riservatezza, quindi non deve temere. Questo è importante, questo ultimo dettaglio è importante perché temo che molte denunce non sono fatte proprio perché uno dice poi mi metto nei guai. Sì, però è come lavarsi le mani e fare il Ponzio Pilato e noi sappiamo che insomma il Ponzio Pilato non è una brava persona, va bene. Allora, Mariangela Corrieri, grazie davvero per questo tuo contributo. Ricordo, presidente di Gabbie Vuote Onlus. Ecco, chi volesse maggiori informazioni sull'associazione o come dare una mano, insomma, per le varie attività che portate avanti, c'è un sito di riferimento? Sì, certo, c'è il sito, basta andare www.gabbievuote.odv. O.org o.it, non mi ricordo, insomma, basta cliccare Gabbie Vuote su Google e al primo punto viene Gabbie Vuote Associazione. Associazione Gabbie Vuote, basta quello. Grazie allora Mariangela Corrieri, a risentirci in una prossima occasione. A presto. Grazie a voi, arrivederci. Avete ascoltato Animaliamoci, l'arca degli animali. Una rubrica a cura di Sergio Mannati e di Mariangela Corrieri, presidente dell'associazione Gabbie Vuote.